più di 1000 metri quadri divisi tra due stand per presentare pezzi già noti e novità. Per quella più attesa, Harper non ha concesso alcuna preview. Prima assoluta al Salone. Ce la presenta Jean-Marie Massot, che condivide con l'azienda trevisana uno stile essenziale, elegante e contemporaneo. E che anzi azzarda. I mobili di Harper, se fossero un'attrice, sarebbero Audrey Hepburn, classe e semplicità. Nulla a che fare con la drammaticità e l'esuberanza di Sophia Loren. La prima donna di Massot oggi è un divano e si chiama Steve. Ecco il suo racconto. Per Steve Sofa mi sono ispirato alla figura di Steve McQueen. Casual, ma elegante, accessibile ma estremamente sofisticato, con proporzioni perfette. È un divano molto leggero, di grande comodità, che non occupa troppo spazio. Si possono fare 1000 combinazioni e soprattutto è caratterizzato da una finitura haute couture ottenuta attraverso processi industriali radicali. Abbiamo tolto tutte le cuciture di fabbricazione che sono causa di difetti e di aumento di costi per integrare nel sistema di produzione la possibilità di mettere del legno, del cuoio e del tessuto stile mix and match, ottenendo l'eleganza desiderata e creando per ognuno un proprio vocabolario, stile e storia unici. È un sistema molto intelligente e raffinato, che viene dai materiali che proponiamo e allo stesso tempo è non design. Ovvero avere l'eleganza di mettersi da parte, mettere la forma e il colore in primo piano e lasciare che ognuno possa comporre il proprio universo. Un'azienda in crescita che punta sul mercato estero. 11 showroom, l'ultimo a Dubai. 53 milioni di fatturato nel 2014. Grande tradizione artigianale che coniuga metodi e tecnologia che facilitano la produzione in serie. E poi apertura ai designer, anche stranieri. Crediamo molto nella contaminazione culturale. Come abbiamo lavorato con lo studio Massot e stiamo lavorando da parecchio tempo con lo studio LAM, abbiamo realizzato assieme dei prodotti fondamentali per l'azienda. Uno su tutti, la collezione Catifa, che è una collezione di sedute assolutamente trasversale. Poi ultimamente abbiamo anche sviluppato una sedia operativa che è la Kinesit e poi anche i pannelli fonoassorbenti Parentesit. Un altro designer con il quale noi abbiamo collaborato è James Irvine, che purtroppo è scomparso. Stiamo producendo ancora con grande soddisfazione il prodotto che abbiamo realizzato assieme a lui, che è la sedia Juno, e di questo ne siamo molto contenti e anche onorati.